Ti giuro. Quando faccio i video con Tiago, che lui è di colore, cioè io sono così. Ti giuro. Non alzo troppo la mia testa, sennò io sparisco. Swash! Benvenuti su MG. Sputo la gomma, che è un'ottima idea. Primo step. Anzi, Clea, mi è venuta un'idea. Alziamo la videocamera. Vado. Allora, la alziamo e la pieghiamo un po'. Ancora. Ancora più su. Decolli. Signore e signori, oggi sono qui con Cleo. Quest'intro l'abbiamo fatta 92 volte. Cleo si occupa di make-up. Io no. Oggi abbiamo deciso di esplorare il mondo l'una dell'altra. Siamo veramente, veramente diverse. E quale modo migliore se non scoprire tutti i suoi segreti? Stesso modello, stesso telefono, completamente diversi. Preparatevi perché oggi scoprirete tutti i nostri segreti. Questo video sarà, penso, pieno di tagli e censure. Iniziamo. Scambio. Un sacco comoda. Vedo un sacco di brillantini rossi. Mi piacciono, devo dire che mi piacciono. Non so se vi capita mai quando prendete il telefono in mano di un'altra persona, che ha lo stesso telefono ma sembra un altro telefono. Sempre. Il tuo però ha anche un unicorno qui dietro. Io invece sono molto più semplice nella scelta. Questo qui lo tiri fuori e serve per tenerlo. Guarda quanto è comodo. Mai usato, ragazzi. Vola, vero? Vedi, invece il mio drop it. Chi è sullo sfondo? Bane DeHaan, che è un attore che mi piace tantissimo. Tu nella cover nascondi cose. Sì, io nascondo le cose nella cover. Vai, apri. Abbiamo un tarocco, una carta che rappresenta la ruota della fortuna, che me l'ha regalata quel ragazzo che mi ha fatto il tatuaggio. Se andate a vedere il video tatuaggio a Los Angeles scoprirete tutto. Quindi è un po' magica, diciamo. Sì, sì. E mi hanno fatto le carte e è uscita questa carta, il che mi ha un po' inquietato, però. Esatto. E poi c'è la nostra Polaroid. Ricordo di oggi, ho scritto Slytherin perché siamo tutte e due serpe verde. Ok, no, spieghiamo. Io sono Grifondoro, in teoria, okay. Ma in pratica delle volte nella vita è bene essere serpe verde. Concordo, assolutamente. Qual è la tua password? La mia è una data di nascita, cioè l'anno di nascita. Harry. Oppure, se non Harry... Draco. No, di Harry, se non Harry. Ah, ma mio Dio, ti chiami Cleo Toms per un motivo. Why? Come ho fatto a sbagliare? Esatto. La data di nascita di Luis, ecco, ma mi sento tipo a scuola. Quando è nato Luis? Quando è nato il famoso Luis? Bloccata da tutti i social. 1991. Oddio, però la sapevo, pensavo tipo 0401, no, non avrei mai indovinato. La mia... Ecco, la tua è più lunga della mia, 1991, invece tu... Oddio, quella è la mia base. Non se ne ricordo. Prova tutti i sette. Tutti i sette. Ragazzi! È solo... Story of my life! Wow, che ordine. Tu hai tantissime... Ma quante pagine di app hai, scusa? C'è un'app di Harry Potter qui. L'app di Wikipedia di Harry Potter. Allora. Vabbè, ho perso. Almeno. Hai 197.968 mail. Cioè, chi è arrivato? Guglielmo Scilla. Oggi è uscito il nuovo video di Guglielmo. Tra l'altro video epico. Andate a guardare l'ultimo video sul canale di Guglielmo, perché è volare. Sotto hai solo tre icone. Sì, anche se però vediamo quali abbiamo scelto. Quali sono le app del nostro cuore. Allora, WhatsApp è la prima. Ok. Per te invece è FaceTime. Che io non uso mai. Ma tu lo usi tanto, FaceTime. Ti giuro. Io sono la classica persona che tipo in bagno ti chiamo su FaceTime. Molto più onesto dei messaggi, perché non puoi mentire. Twitter è la seconda app. Tu Spotify, quindi musica. Musica. Tutte e due Instagram. Instagram ci troviamo d'accordo. Invece il tuo sfondo della home sono dei palloncini festivi. Così è sempre festa da Greta. Guarda il mio sfondo allora. Il blocca schermo è praticamente un'immagine di un vetro, sì, di un treno che era a Boston, e sopra c'erano incise delle cose, mi piaceva. Allora, hai fatto luce. Tu questa foto? Sì. È bellissima. C'è scritto, oddio, oh, arrivano notifiche. Lord Jesus is hope, faith and love. Oh, ma che bel messaggio. Che brava ragazza. Esatto. Ok,
Cleo ha la prima pagina vuota, cioè sì, senza nessuna app, così quando sblocco può vedere lo sfondo. Poi tu hai le icone grandi. Io ho le icone piccole. È vero. E tu hai un'app che mi dà fastidissimo perché ci sono tutte le linee e poi c'è una sola app da sola. Poi allora, vabbè, immagini, note, musica, è troppo ordinato, c'è tutto quello che ti serve sulla pagina. Ma ti devo principale. Far notare una cosa, che le app dello stesso colore sono vicine. No, io vado via. Ufficiale. Ma no, tu adesso no. Ti pare? È vero! Rosso, blu, verde. App, giochi, Trenitalia. Tu hai un crask. Sì, ce l'ho, ma io ormai no. Leggo e basta, non rispondo neanche più. Cioè, Regina. Musical.ly io non ce l'ho invece. Sì, allora Musical.ly tra l'altro qualcuno me l'aveva hackerato, lo sai? Oddio. Sì, e non riuscivo più ad accedere. You piece of shit! Ecco! But now I'm back! Quindi andate a vedere i miei Musical.ly. Tuo padre che è di sotto che dice dobbiamo andare. Esatto. Poi una cosa che noto è il fatto che tu abiti comunque in grandi città e io no, perché tu hai Uber, Deliveroo, cioè tutte le app che... Tutte. Io niente, perché qua non arriva nulla, visto che sono in campagna, cioè Uber qua me lo sogno proprio. No vabbè, heart rate, cioè l'app dei battiti del cuore. Io sono fissata che secondo me ho la tachicardia e quindi ho bisogno di quest'app per vedere il mio battito. 2 giorni dopo, 87, oh, 99, 100. Greta, stai bene. Sai cosa potremmo fare? Vedere su Instagram le immagini che ci siamo salvate. L'Instagram di Cleo, Cleo Toms, andate a vedere, è tipo... Mi impegno, dai. Wow. Io invece adoro le tue foto pazze, con gli outfit più improbabili. No, mi piacciono tantissimo. Avete presente le foto salvate? La sezione segreta. C'è una persona che sta facendo tapir un'anina. Taiga che tocca il culo a Kylie Jenner. Ma questa sei tu? Sì. Ero su un tetto di un centro commerciale coperta in piume, uovo. Non eri molto felice? No. Oh my god. No, carino. Adesso andiamo a esplorare le note. Le note. Oh my god, non so se voglio farla questa cosa. Non me l'aspettavo. Signore e signori, inizia la parte in cui dovrò bannare tutto. La mia passo. La passo a te lui. Per dirvi quanto è ordinata e funzionale come essere vivente Cleo. Veterinario, giovedì 18:30. Giuro diventerà una signorina, diciamo. Oh my god. Qui vediamo un po' di idee per i video. Reggiseno. Avete presente tipo quando ti compri un reggiseno e non sai mai qual è la tua taglia? Qua c'è scritto Oh my god, ho paura, non riesco a leggere tu perché ho paura di quello che potrebbe uscire nelle mie. Io nelle note scrivo, ragazzi, di tutto. Se Luna dovesse cambiare, half a heart. L'ultima canzone ascoltata. Walk on Water dei 30 Seconds to Mars. Sì, iconica. Tra gli ultimi artisti recenti c'è Tiziano Ferro. Vediamo le ultime canzoni salvate. Still My Girl di One Direction. Eddie Duran. Where the Broken Hearts. Vabbè, hai avuto un piccolo momento con One. Tu invece playlist Love Songs. Greta Romantica. Oh my god. Mi capita quando sei sul treno, guardi fuori, tipo perso nel vuoto. Gli ultimi messaggi. Vabbè, tu papà che dobbiamo andare. Che non l'ho cagato, vabbè. Poi noi abbiamo Guglielmo, appunto, che ti ha scritto mentre facevamo il video. Poi c'è Lu, che è Luciano. Ah, ok. E mamma. Mamma. Mamma, c'è. E poi ci sei tu? Sì, con la pasta del wifi, sono sempre lì. Siamo bravi. Ah, vedi, è un gruppo. Che si chiama Finn. Finn. Come quello dello sfondo. Ciao, Finn. Ah, vediamo l'immagine... Di WhatsApp. Di WhatsApp, ragazzi, spoiler enorme. No, però tra l'altro è anche vecchia questa, è cioè vecchia. È recentissima. Sì, no, io non me lo filo molto WhatsApp. Eccole. Allora, andiamo su foto. Le anteprime dei video ce le abbiamo sempre perché vabbè. Tu invece non hai provato a farti dei selfie, eh? Altro che io sono in pigiama. Poi abbiamo la Greta addormentata. Yes! No, io faccio tanti selfie. Almeno tu i selfie, io ho foto di io che dormo. Che bella, posso far vedere questa foto? Yes. Però è bellissimo il cielo, ah non si gira. Io a Rotterdam. Oh che yeah. Stavo usando la matta rischiando la vita. Che belli questi tatuaggi. Sì, lo so, io mi risalvo perché adoro. Attori. Greta è un mappamondo.
Ma questa è la tua festa di compleanno? Sì. Io volevo troppo venire, che era a tema Harry Potter. I know. I tuoi Cleo svenuta sul letto. No! Guardate che diva, ragazzi. Ah, savage! Ragazzi, è stato divertentissimo. Rieffettuiamo il passaggio alla realtà. Va bene. Il telefono dice tantissimo sull'ordine, sulle cose alle quali presti attenzione. Ad esempio qui c'è la foto che ho fatto dal treno. Escono fuori tantissime storie. Ragazzi, grazie per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto lasciate un pollice in su. Se non vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su. E iscrivetevi. Qui sotto c'è il canale di Cleo. Andate a iscrivervi al canale di Cleo. Da MBG è tutto. We have to go!